Se c'è un concorso, c'è una competizione. Se c'è una competizione, ci deve essere un vincitore. Ma chi decide chi è il vincitore? Vediamo la classifica dei più comuni giurati che troverete in ogni concorso. 7. Il discografico. Mara Maionchi, Claudio Cecchetto, Caterina Caselli. No, difficilmente troverete qualcosa del genere in una giuria. Nei concorsi di bassa o media entità, la figura del discografico è coperta nella migliore delle ipotesi dal proprietario di una piccola label indipendente sconosciuta. E la peggiore delle ipotesi potrebbe essere invece uno che nell'ambiente c'ha il nome, perché effettivamente è stato a capo di qualche etichetta di medio successo, ma negli anni 80 è rimasto cristallizzato lì e non è più stato in grado di seguire i cambiamenti del mercato, della musica, del mondo proprio, restando legato ad un modo di fare discografia che si è estinto da decenni. 6. Il produttore. Ovvero quella figura che crede nell'artista, che sa indirizzarlo, guidarlo, plasmarlo e che alla fine dei lavori sarà il ponte con l'etichetta discografica che lo metterà sotto contratto. No, quello che troverete come giurato in un concorso sarà solo un tizio con uno studio di registrazione che si farà pagare per registrare un pezzo al vincitore e che poi... poi niente, glielo mette in una pennetta USB e poi ne facesse quello che vuole. 5. L'autore. Personaggio illustre che ha scritto per artisti del calibro di Mina. E basta. Questa cosa vuol dire che a causa di un favorevole allineamento degli astri, anche detto grande botta di culo, ha scritto un pezzo inutile che è finito a fare da traccia di riempimento in fondo ad un disco minore di qualche interprete famoso. Basta, da lì non è riuscito a piazzare nient'altro perché scrive cose di una banalità disarmante. 4. Lo speaker radiofonico. Quando lo inseriscono tra i giurati, gli organizzatori del concorso cercano di far credere agli stolti partecipanti che sia possibile finire in rotazione sulle grandi radio nazionali. Ovviamente non è così, perché anche in questo caso la figura sarà giusto uno zinzillino meno influente di quanto lasciato intendere. Sarà un tizio che nel tempo libero blatera in una radio di provincia dimenticata da Dio o che soliloquia in qualche web radio inutile. 3. La vocal coach. È un insegnante di canto, solo che è più glamour, si trucca molto, si mette dei lunghi abiti svolazzanti e probabilmente vende un corso di canto su internet con un nome in inglese. Invece di ascoltare con attenzione i concorrenti, passerà il suo tempo a farsi selfie da pubblicare sui social per far credere ai suoi followers di essere impegnata a ricoprire il ruolo di spicco in un evento importantissimissimo. Non gliene sbatte assolutamente nulla della qualità dei testi, darà il suo voto all'urlatrice con più fiato in corpo e farà delle smorfiette ogni volta che capterà una nota leggermente calante. 2. Il giornalista. Nella migliore delle ipotesi è davvero un giornalista, anche di una certa rilevanza, solo che non è un giornalista musicale ma si occupa di tutt'altro, magari scrive di affari esteri o di cronaca nera e quindi la sua presenza sarà del tutto insensata. Ma più comunemente si tratterà di un tipo che scrive articoletti sgrammaticati per la testata locale o di uno che ha un blog di musica sperso nel mare di internet. 1. Il VIP. Per dare risalto alla kermesse, di sovente viene assoldato un VIP che farà da ospite d'onore e giurato d'eccellenza. Ci può essere il VIPetto giovane o il Dinosaur VIP. Nel caso del VIPetto giovane si tratterà di un ragazzetto sulla ventina uscito da una passata edizione di Amici e presto dimenticato da tutti. I motivi per cui si trova lì sono principalmente due: o è un ex allievo della vocal coach, oppure tra le proposte dell'agenzia a cui l'organizzazione si era rivolta era uno di quelli che costava meno. Il Dinosaur VIP invece è qualcuno di molto più conosciuto, qualcuno di cui tutti conoscono il nome, solo che è ricordato da tutti al massimo per una o due canzoni famose con cui è salito alla ribalta e che non fa più niente di nuovo tipo dall'84. Nell'era moderna sopravvive grazie alle sagre di paese e talvolta riappare in qualche programma trash sulle reti Mediaset. Questa classifica è finita, alla prossima!